abbiamo questa mostra che vuole raccontare un luogo veramente particolare, le Svalbard, da un punto di vista un po' diverso di quello che, diciamo così, ci si aspetta. Siamo nell'Artico, siamo al 78° parallelo, è il luogo stabilmente abitato più a nord del mondo. Ora, ghiaccio, orsi polari, una landa incontaminata, qualcosa di enorme, maestoso, solenne, tutto questo sono le Svalbard, indubitabilmente, ma non c'è solo questo. C'è un gruppo di persone, una comunità, mi viene a dire aggrappata al ghiaccio, aggrappata perché vivere in questi posti è una scelta importante ed è una scelta perché qui non si può nascere. Ok, ci si può trasferire se si rimane incinta, in caso appunto questo accada, si viene mandata in terraferma a partorire e poi si può tornare per una questione di sicurezza. Quindi è un posto dove devi decidere di vivere, il tuo unico confine è quello naturale, perché non ci sono confini, le Svalbard sono soggette a trattato autonomo. Per questo motivo poi alla fine ho deciso di indagarle da un punto di vista antropologico, sociologico, perché volevo capire un luogo che non ha confini e quindi forse non ha un'identità definita, deve crearsene una? Sì, no? Deve creare una memoria? Sì, no? La mia idea è che l'uomo ha bisogno di memoria ed ero convinta di trovarla, di trovare una memoria nuova, moderna, in costruzione forse. Ho trovato quello e molto altro. Per questo motivo questa parte, questa mostra è un inizio della mia ricerca, è il mio primo viaggio alle Svalbard, che è stato veramente una scoperta. Avevo studiato, certo, sapevo come era la comunità, su cosa si lavorava, però non potevo immaginare tutto quello che ho trovato. E di recente ci sono tornata per il mio secondo viaggio, perché dovevo approfondire alcuni aspetti, visto che alle Svalbard c'è per esempio una comunità russa molto importante e volevo andare più a fondo. Quindi nel secondo viaggio, che è stato appena fatto a marzo, è anche un momento climatico diverso. Io sono persuasa che laddove è possibile si debba tornare e, come diceva Saramago, vedere con altri occhi, ciò che si è visto in inverno lo guardiamo in estate, ciò che si è visto col buio lo guardiamo con la luce. Rubo le sue parole perché è vero, il viaggio è qualcosa di continuo, il viaggio non finisce, no? Non finisce perché abbiamo bisogno di andare a fondo, nel fondo delle cose. E a proposito di fondo, nell'Artico sono andata proprio sotto il ghiaccio, perché sotto la superficie bella e semplice e immediata delle cose si nascondono storie e io volevo quelle storie. Quindi questo è il motivo per cui ho indagato questo luogo. E mi hai detto che ci tornerai? Ci tornerò. Allora, l'idea è tornare durante la dark season, quindi in quel momento dell'anno, visto che ho indagato le 24 ore di luce, poi ho indagato un po' di luce, un po' d'ombra, ma nel periodo forse più freddo dell'anno, dove si arriva a toccare meno 30, meno 35, adesso voglio tornare nel momento in cui la luce non c'è. E quindi la socialità cambia, perché ovviamente c'è una comunità più coesa ancora. Quei pochi turisti, non ci sono una massa di turisti, ma i turisti che comunque visitano le Svalbard, diciamo che si concentrano in altri mesi, non durante la dark season. Sì, qualcuno c'è, però è più difficile muoversi, ma è una stagione che loro paiono preferire. Quindi noi che amiamo la luce, mi sembra di poter dire almeno non dico la totalità, però una buona parte delle persone aspettano la primavera perché, oh mio Dio, si allunga le giornate. Lì quasi si aspetta il primo giorno di sole come una rivelazione, ma il giorno dopo si è già stanchi. E quindi molte delle persone amano la dark season e mi hanno detto torna in questo momento, e non posso, uno, non accogliere l'invito, ma due, non posso appunto esimermi dal voler raccontare anche quel lato, perché se è vero che sto indagando la comunità e le persone, mi sembra doveroso andare più a fondo quando le cose cambiano così nettamente, perché è un posto che ha veramente dei cambi netti, esattamente come l'Artico ha questa luce assoluta, totale, e che può cambiare da un momento all'altro. Quello che ho notato è che anche le persone hanno veramente un diverso approccio alla vita, più netto in tante cose, ma nello stesso tempo più malleabile. Cioè, raccontavo che quasi tutti hanno due o tre lavori, ma
e sono estremamente tranquilli, non è due o tre lavori come a Milano, corro di qua di là, ma molto diversi fra loro. Un pompiere è anche insegnante, guida per cani da slitta, è una cosa che a noi sembrerebbe strana, e invece lì è come se si potesse essere ciò che si vuole essere, e mi sembra una cosa meravigliosa. E qui la mostra rimane esposta fino al 7 di giugno, quindi c'è molto tempo per vederlo. Avremo anche delle serate, una di queste sarà per esempio il 23 aprile, faremo una serata sulla stampa fine art con lo stampatore che si è occupato di questo lavoro, che è Samuele Mancini. E poi abbiamo in previsione un altro paio di appuntamenti, uno con Alessio Guerrini, che è un autore della Fisheye Production, che ha fatto un documentario su Pyramiden e quindi verrà a mostrarcelo, a raccontarcelo. E in ultimo dovremo riuscire ad avere qui la PQL, che è, e questa è una vera chicca, sono molto contenta, è quella realtà norvegese che ha fondato l'Arctic World Archive, quindi l'archivio che dovrebbe contenere nelle idee, ha già iniziato, tutta la memoria del mondo. Ecco, un'ultima cosa che mi piace dire, ma perché l'ho elaborata in un senso ancora più forte nel mio ultimo viaggio, è che questo è davvero un luogo particolare, ai margini, ai confini, e che per amarlo bisogna farci pace da subito, cioè dobbiamo abbandonare l'idea di poter scegliere e programmare tutto, e dobbiamo lasciare che quel confine naturale domini, come giusto che sia. Quindi l'Artico decide. E ci si deve adattare, quindi il ritmo cambia, ed è il ritmo, tu cambi. Quindi ecco, decidere di vivere lì è arrendersi, ma non in senso negativo, arrendersi al corso naturale delle cose. E forse è per questo che andare lì è in qualche modo liberatorio, perché senti che c'è qualcosa di più grosso, di più importante, di più solenne, di più elementare, da cui non puoi prescindere. Spesso noi dall'elementare prescindiamo, perché per la vita che facciamo è inevitabilmente così. Ecco. Grazie. Grazie a te, Giovanni. Grazie. Valentina. Grazie.